E io sono una persona pericolosissima perché io ascolto tutto quello che mi viene detto, sembro distratta ma non è vero, e quindi non può anche essere che un giorno o l'altro voi vi ritroviate con la mia storia, attenzione a quello che mi raccontate, perché io uso tutto. E Carola, anche Carola è costruita con alcuni episodi di storia realmente accaduta, alcune di teatranti, altre di persone normali. Questa distinzione tra teatranti e persone normali è molto bella, perché noi siamo le persone normali, loro non tanto. È un libro di poesie nato da una, anche lui da una serie di esperienze particolari legate comunque a, al mondo sull'ovulo, no? E a me queste cose piacciono tantissimo, quando tu nella vita fai degli incontri che continuano ad intrecciarsi con la letteratura e con la scrittura. Per me è la mia vita ed è il mio modo di essere al mondo, per cui questa cosa l'ho trovata un po' magica. L'idea è poi di rincontrarli più volte e riuscire a fare delle cose insieme, trovo che sia bellissimo. Tra le altre cose, John è il presidente dell'associazione, io sono il presidente della mia associazione, che si chiama Tessere Trame. Presentazione dei Beltrami, né mai notato tanti occhi spalancati e attenti, tante espressioni stupefatte. I fondali venivano dipinti da Luca in persona e da due dei suoi numerosi figli, ma era soprattutto lui a fare tutto. Era un uomo alto e forte come un albero. Non rivelò mai la sua età e non la conosceva neppure Alba, ma poteva avere circa 50 anni. Luca lavorava senza sosta dalla mattina alla sera, si occupava di ogni dettaglio, dalla messa in scena, ai permessi, alle relazioni con i notabili dei paesi in cui il teatro si fermava, a volte per settimane intere. Recitava, dirigeva, scriveva, insomma, era l'imperatore della compagnia, un po' come avevo visto fare a Dante, ma con più autorevolezza. L'inizio fu magenta. Teneva stretto nella mano sinistra il tubo di ferro con il quale adesso, invece che la cancellata, colpiva l'aria. Restai lì, senza sapere cosa fare. Poi cominciai a seguirlo a distanza, lasciando vagare lo sguardo per individuare qualcun altro oltre noi due, ma incontrando solo erba bruciata, alberi e cielo. Camminare mi faceva sentire meglio. Avrei voluto essere come quella stradina in mezzo ai prati, dritta e tranquilla, con solo l'orizzonte davanti spinto in là dal mio respiro. Mi frullavano nella testa sempre le stesse domande. Chi poteva averla portata via? E perché? Qualcuno che non era riuscito a resistere alla dolcezza di quella bambina. Magari era una donna che non poteva avere figli e sapeva che la mia famiglia era già tanto numerosa.
ma qui inciampavo nelle mie ipotesi, senza riuscire ad andare oltre. Era strana quella coincidenza. C'era sempre dell'acqua vicino ai posti dove si sistemava il teatro, un po' per esigenze tecniche e un po' perché era come se l'acqua mi richiamasse sempre. «Si farà!» gridò all'alba buttandosi sul letto.